difficile fare peggio dell'Inter, ma la Juve ci riesce. La Juve ci riesce con un capolavoro all'indietro, una sconfitta a Monza. Il Monza, la prima vittoria, la fa proprio con questa Juventus di Allegri. Allegri che doveva essere il condottiero che riportava i 9 titoli della Juventus, praticamente. Preso con un contratto lunghissimo, credo di 4 anni, quando adesso non li fa più nessuno questi contratti. È una cosa, questa Juventus è una cosa così brutta, ma così brutta, ma così brutta, che viene anche, non viene neanche il piacere di sfoterla, di prenderla in giro, perché sono soldi buttati dalla finestra. Tutti questi soldi buttati dalla finestra, lo stesso per Pogba, chi l'ha visto? Cose strane, se leggete i giornali capirete, sono cose strane quelle che stanno succedendo. Di Maria che è tutto può fare tranne che dare la gomitata, cioè hai 50 anni, 60 anni che giochi a calcio, la tua squadra è in difficoltà e la metti in 10 perché per niente. Allegri lassù, che sembrava dentro una camera di sicurezza, sembrava veramente dentro una camera di sicurezza che vuole uscire, fatemi uscire, ma una cosa brutta, una Juve brutta, squallida, tiepida, viscosa, che la vedi che veramente bisogna seguire anche queste, hai un canale YouTube, bisogna seguire anche queste cose e ti senti male. Sono andato avanti a forza di prendere tachipirine, credete, perché veramente è brutta, brutta, brutta. Peggio dell'Inter, ragazzi, questa Juve è peggio dell'Inter, è tutto dire. Inter e Juventus si dividono, domani non perdetevi il punto sul campionato, la mia rubrica principe, dove parlo delle 8 sorelle. Ah, di queste sorelle, due cariate, ma proprio cariate, come i denti da togliere, che sono Inter e Juventus. Ma la Juve riesce a fare peggio dell'Inter. Ragazzi, questa squadra è incredibile. I soldi che ha speso in stipendi, dice sì va bene, quello parametro zero, ma hai preso giocatori a cui dai milioni, ragazzi, non si scherza, milioni. Io credo che lo stipendio di Di Maria, e magari metteteci quello di Paredes insieme, supera di gran lunga tutti gli stipendi del Monza. E non parliamo dopo di Bremer, e non parliamo poi che quanti ne volete ne mettiamo, McKennie, Rabiot, Vlahovic, Milik. Mettetevi, lo so che Milik non ha giocato, ma tanto questi punti pure Milik c'è stato dentro. Anzi, Milik, che è l'ultimo arrivato, è quello che sta giocando meglio di tutti, perché ancora non si è inserito nel contesto Juventus di Allegri. Una volta che Milik si inserisce nel contesto di Juventus Allegri, è finito anche lui. Qualsiasi giocatore viene risucchiato come un buco nero, l'avete presente il buco nero dell'incompetenza? Se lo succhiano, infatti Vlahovic all'inizio giocava bene, ma dopo Vlahovic gli hanno fatto il barba e i capelli, risucchiato completamente. Ragazzi, questa è una Juventus che è, per essere peggio dell'Inter, e ce ne vuole in questo momento, ce ne vuole, e sono autostrade per Milan e Napoli, Roma, Lazio. Ma di questo ne parliamo domani, perché ragazzi, io sono davvero, quanti video ho fatto su Allegri, adesso pure su Inzaghi, quando una cosa non va, non riuscirete mai a mettere una vite quadrata in un buco rotondo o viceversa. E questa è la situazione con Allegri, che non lo vuole più nessuno, secondo me. Arriva bene oggi agli Juventini, gli ha fatto un bel regalo quando ha detto ma non si cambia allenatore, il progetto va per 4 anni, perché la caccia grossa, secondo me il bersaglio grosso non è Allegri, il bersaglio grosso è Agnelli. Secondo me questo è il punto di tutta la situazione, per veramente rivedere una Juve che a me da interista mi fa piacere vederla così, sono contento, però mi tolgo la maglietta, per vedere una Juve davvero forte o competitiva bisogna avere un'altra dirigenza. Bisogna che sia qualcun altro, qualcos'altro a prendere delle decisioni, perché la decisione di prendere Allegri, dopo di prendere Ken, dopo di prendere Di Maria, dopo di aver preso Ronaldo e dopo di aver preso tutte completamente sempre sbagliate, significa che là sopra c'è un problema, e c'è un problema bello grosso, signori, e questa è la verità. L'unica grande verità è che ormai tutti sanno, tutti si dicono, oh, bellissimo ragazzi, belli da parte interista, un po' di sfotto, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo il Monza, meritava una vittoria di Berlusconi, Galliani, e hanno scelto, proprio hanno aspettato il momento giusto di fare questa e di prendere questa vittoria contro una ex squadra, una squadra gloriosa, una squadra che ai tempi
ai tempi giocava benissimo, ma bene bene, dopo non ha più giocato bene. Detto questo, un po' da interista lo dovevo fare, un po' da interista lo dovevo fare, scherzi e sfotto a parte, una brutta Juve, brutto momento per la sponda torinese del bianconera, brutto brutto momento. Ragazzi, alla prossima, iscrivetevi, siamo sempre di più, mettete like, seguitemi su tutto, TikTok di GCTN, Instagram di GCTN08, a più tardi per l'altra partita, ciao ciao.